Sulla cosiddetta gig economy, la nuova economia degli algoritmi e della rete, si è svolto un incontro a Milano presso la Fondazione Feltrinelli dal titolo Algoritmi e cooperazione, con la presenza di Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia, che ha trovato però la contestazione di alcuni suoi lavoratori che richiedevano un regolare contratto di lavoro. Quello che chiediamo è il riconoscimento della subordinazione. Basta parlare di lavoratori autonomi, questi lavoratori non sono autonomi. Evidentemente c'è un datore di lavoro e questo datore di lavoro è Deliveroo. Basta parlare di prestazione occasionale o di false collaborazioni. Tutto quello che viene raccontato dall'azienda è evidentemente un falso. Sono lavoratori subordinati, sono lavoratori dipendenti. Quello che chiediamo è il riconoscimento del loro status di lavoratori. Deliveroo dice che tutti questi collaboratori sono dei manager di loro stessi. Non è vero, altra bugia. Quello che chiediamo è che tutti i diritti e le tutele che sono garantite già ad altri lavoratori, sempre di meno in Italia, visto il livello di precarizzazione del mondo del lavoro, vengano applicate anche a questi lavoratori attraverso l'applicazione di un contratto nazionale. Noi vogliamo che sia aperto un tavolo di contrattazione. Adesso, non viene garantito in Italia il diritto di sciopero. Quello che vogliamo dirvi è che apriremo il corteo del 1° maggio e che il 1° maggio sciopereremo, perché è nostro diritto. Quindi la loro istanza, diciamo in sintesi, è: ci dovete assumere. Cioè esiste in Italia il regolamento giusto ed è il lavoro dipendente. Ora, questo tu hai risposto, dici non lo vogliono perché vogliono questa flessibilità. L'azienda offre un certo tipo di lavoro, ci sono delle persone che scelgono di fare quel lavoro a determinate condizioni. Un lavoro le cui condizioni sono chiare per chiunque vada sul sito fin dall'inizio. Condizioni, coperture, obblighi, libertà. Se non ci fossero 50.000 persone nel mondo per i quali questa offerta corrisponde a un bisogno, Deliveroo non starebbe in piedi. C'è un testo di Stagliano, si chiama Lavoretti, col quale descrive in modo molto critico questa nuova economia della gig economy e degli algoritmi. Stagliano ci dice che a arricchirsi sono soltanto i proprietari di questi algoritmi e non certo i lavoratori, come quelli di Uber che addirittura vivono nelle macchine, o quelli che lavorano per Google che reggono un tempo massimo di 5-8 mesi. Lei sostiene che questi lavoratori vogliono realmente scegliere la flessibilità e quindi lei soddisfa un loro bisogno. Ma in una condizione in cui il mercato è oggettivamente precario, con un tasso di disoccupazione che è il più alto negli ultimi 30 anni, lei crede veramente che queste persone, anche chi non ha 20 anni, scelga di correre in bicicletta perché vuole essere flessibile? Lei è veramente convinto di questo? Non credo che ci sia una risposta, credo che ci sia un'opportunità che viene data dall'azienda che guido e che poi sia facoltà delle persone scegliere se cogliere questa opportunità o coglierne altre diverse che ci sono. Al di là della retorica del rider che fa il lavoro quando gli pare, che non ha problemi, che va in bicicletta e è pure contento di pedalare in mezzo allo smog, quanti sono i lavoratori migranti che lavorano per voi? E quindi non mi immagino che questi facciano delle grandissime scelte, probabilmente, come diceva anche il signore prima. Ti rispondo bene, più facile, l'86% sono italiani. Non so come possiate gestire questi rapporti di lavoro, visto che in Italia, per fortuna, è vietato il caporalato. E questo mi sembra di capire, l'attività che fate voi è di pure caporalato. Perché l'attività... Non vedo come. Perché dovrebbe essere caporalato? Perché i rapporti che avete con i vostri lavoratori, quello di vendere il lavoro di altri verso terzi. No. Va bene, comunque se voi non avete questo problema di caporalato, per me il caporalato digitale vero e proprio, però se voi avete l'autorizzazione, no, siete sicuri? È una domanda, la mia è una risposta sincera, nel senso che non vedo nel modello operativo alcun modo per il quale questo possa essere equiparato e caporalato. Noi non abbiamo un'assicurazione, non abbiamo la malattia pagata, cioè in pratica se ci facciamo male non lavoriamo per un mese non prendiamo lo stipendio e non prendiamo neppure
dei soldi da un'assicurazione, nel senso che Matteo Sarzana ci dice che c'è, per ora nessuno ha mai visto dei soldi. E come siete pagati? A consegna? Come siete pagati? Per ora i vecchi lavoratori possono ancora scegliere di essere pagati all'ora, però per i nuovi lavoratori è obbligatorio il pagamento a consegna. Sarzana dice che siete solo in pochi a protestare, che la maggioranza invece chiede questa flessibilità perché vuole essere libera. È veramente così? È una scelta questa del lavoretto consapevole o siete costretti? Qual è la verità? No, io posso dire che lavorando, quindi incontrando altri fattorini, allora da un lato molti hanno paura di protestare perché comunque non avendo tutele non abbiamo neanche garantito il lavoro, quindi ci potrebbero non licenziare perché non siamo assunti, ma mandare via o togliere i turni da un momento all'altro, come è già successo ad altri fattorini. Quindi questa flessibilità esiste per chi non ha bisogno di lavorare, siccome la stragrande maggioranza dei fattorini ha bisogno di questo lavoro perché magari ha figli, perché magari si deve pagare un affitto, per diversi motivi, come tutte le persone che lavorano, e questo sistema non funziona.